Benvenuti nel TG delle buone notizie della prima D. Un caloroso manifesto a Piazza Santa Croce. Un divertente settimana a colori per Piazza Santa Croce a Firenze, rivestita da un manto di 3.000 metri quadri di coperte fatte a maglia e a uncinetto. Sono le 4.000 coperte realizzate dai tanti volontari impegnati nel progetto Viva Vittoria contro la violenza sulle donne. Ogni visitatore potrà sceglierne una e offrire una donazione che arriverà ad Artemisia Centro Antiviolenza di Firenze e a Nostra Sonlus. L'intento è condividere con il maggior numero di donne che la violenza si può fermare cominciando da noi stessi, dalla consapevolezza che noi decidiamo della nostra vita. Nina e i diritti delle donne, un piccolo libro per bambini intitolato Nina e i diritti delle donne, pubblicato nel 2011, è stato una fonte di ispirazione per il film della Cortellesi, C'è ancora domani. L'attrice ha incontrato tanti alunni delle scuole, realizzando con loro anche uno spettacolo teatrale. Con questo film racconta le battaglie delle donne per la conquista del rispetto e della libertà personale. Sequestrati da un allevamento, ora 20 cani cercano una casa. I carabinieri hanno sequestrato un centinaio di cani di razza da un allevamento abusivo di Chivasso. I carabinieri hanno contattato gli animalisti per far adottare temporaneamente i cuccioli in quanto sotto sequestro. I militari del gruppo forestale e dei veterinari hanno accertato che gli animali venivano venduti tra i 400 e i 1500 euro, anche senza pedigree. I proprietari dell'allevamento sono stati denunciati per vendita di animali di razza differente a quella dichiarata. Arrivano i mercatini di Natale. È tutto pronto per i mercatini di Natale nelle piazze di Torino e di altre città, per fare compere per i regalini di Natale. Le strade saranno illuminate con la presenza di banchetti natalizi, dolci e tanto divertimento. Alcuni cittadini stanno anche già iniziando ad addobbare le case con luce ed alberi. Alcune strade sono pure piene di luci. Insomma, tutti stiamo aspettando questa festa.